Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi vediamo assieme alcuni prodotti della nuova collezione Kiko dedicata alle festività natalizie. Si tratta della collezione Holiday Gems e vediamo assieme alcuni prodotti. Allora, ovviamente non ho tutti i prodotti della collezione, comunque vediamo insieme, diciamo, i pezzi un po' più interessanti, secondo me. Allora, vi farò vedere le quattro matite occhi, poi due eyeliner, ne sono usciti anche in altre varianti, poi uno degli ombretti, veramente bellissimo, poi ho uno dei rossetti. Ovviamente ho già buttato via tutte le scatole, in ogni caso tanto alla fine quello che conta è il prodotto e poi vedremo assieme anche la palette. Allora, anzi, direi che per iniziare andiamo proprio a vedere la palette. Eccola qua, si tratta di questa palette con 12 ombretti. Allora, andiamo ad aprirla. Ovviamente abbiamo un ampio specchio e questi sono i colori. Allora, questa palette non l'ho ancora utilizzata se non ho utilizzato un po' questo colore qua. Gli altri prodotti invece li devo ancora provare. Comunque vi farò poi sapere nel dettaglio in un video magari dedicato ai prodotti make-up. In ogni caso volevo farvi vedere questa collezione e qualche swatches. Come potete vedere, questa palette ha in gran parte colori opachi. Però ha questa linea di ombretti metallici che comunque sono abbastanza interessanti perché comunque sono scriventi. Avevo comunque già visto degli swatches online. Ecco, potete vedere comunque questi colori metallici che alla fine sono sempre i miei preferiti, no? Ecco qua. Praticamente vi ho fatto lo swatches della fila centrale, che sono appunto tutti i colori metallici. Poi ce n'è ancora uno, c'è cioè un colore di nuovo metallico, che è questo colore qua, questa sorta di beige, un perlato, comunque molto molto chiaro. Ed eccolo qua. Vedete, questi ombretti comunque fanno una bellissima, bellissima luce. La texture comunque mi sembra è quasi cremosa, no? Infatti, come potete notare, non vedete del fallout. Però sono ombretti che dovrebbero rimanere, insomma, abbastanza al loro posto. E sto notando, tra l'altro, che anche i colori opachi mi sembra che abbiano una buona qualità. Ora vi dico, queste sono prime impressioni perché questo prodotto non l'ho ancora provato, se non quell'ombretto. In ogni caso potete vedere queste polveri opache che sono comunque molto molto setose, no? Vedete, sì, sono polveri comunque molto setose e mi sembrano comunque di facile applicazione. Dovrebbero sfumarsi molto bene, quindi anche questo è un prodotto che andrò a provare con piacere. Poi comunque sono tutti i colori che io utilizzo, a parte il colore più scuro, però tutti gli altri comunque sono tonalità perfettamente nelle mie corde. Questo è il retro della palette, vedete, con gli ombretti. E adesso passiamo oltre, vi faccio vedere uno degli ombretti singoli. Ce n'erano anche in altre colorazioni, io ho preso questo dorato, eccolo qua. Mi piacciono tantissimo questi colori, è molto interessante anche il pack che richiama le gemme, no? Che sono un po' l'ispirazione di tutta la collezione. Questo è l'ombretto. Questo ombretto invece l'ho già provato e mi sta piacendo particolarmente. Sono degli ombretti che hanno una texture molto impalpabile e sono molto luminosi, però hanno una texture che tende a non far cadere i brillantini, perché anche se potete notare questi brillantini che comunque sono presenti, no? Nella texture del prodotto, però quando voi prelevate il prodotto,
Queste si fondono e quando lo prelevate, soprattutto quando applicate il prodotto sulla pelle, queste perle sembrano quasi fondersi nella pelle, regalando questo effetto specchiato che è veramente molto molto interessante e molto molto bello. Allora, non so se ve l'ho già detto, questo è il colore 01 Champagne Diamond e questo mi piace molto anche per creare dei punti luce nel make up. Guardate che bellissimo colore. E poi appunto questo è un ombretto che non fa fallout, quindi veramente molto molto interessante. Forse sono ancora più interessanti questi ombretti mono piuttosto che la palette. Queste comunque sono, vi dico, sono prime impressioni. Poi volevo farvi vedere due eyeliner. A me piacciono molto gli eyeliner in glitter, mentre quelli opachi poi alla fine non è che li uso più di tanto, però mi piacciono quelli glitter perché comunque regalano un po' più di luminosità al make-up. Ho queste due colorazioni 01 e 02, lo 01 è il dorato mentre lo 02 è questo marroncino, ed entrambi sono dei colori molto molto luminosi, sono appunto degli eyeliner glitterati. Ora andiamo a vederli meglio nel dettaglio. Allora, comunque solitamente per Natale escono sempre queste tipologie di prodotti, no? Questi sono i pennellini, sono comunque eyeliner molto semplici da applicare. Ora andiamo a vedere assieme. Ovviamente adesso ho la mano piena di glitter di prima. Comunque questi sono i prodotti. Questi sono i colori, come potete notare il marrone è più un marrone metallico, leggermente metallico, mentre l'oro è il colore più luminoso perché è proprio molto molto ricco di glitter. Eccoli qua, come potete vedere hanno questi bellissimi riflessi quando entrano a contatto con la luce. Quindi anche questi prodotti qua secondo me sono da insomma da tenere in considerazione, e soprattutto dei due mi sta piacendo particolarmente l'eyeliner, quello dorato, mi piace davvero 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 tanto. Poi passiamo oltre, intanto usiamo una salvietta struccante, passiamo oltre e vi faccio vedere le quattro matite. Anche questa tipologia di matite sono sempre molto 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 belle e molto amate. Tutti gli anni comunque Kiko esce con questa tipologia di matite. Allora, questi sono i colori, sono matite doppie come potete vedere, e abbiamo, allora, ce l'abbiamo tutte. Abbiamo la 01, 02, 03 e 04. Sì, ve le ho già messe praticamente in fila con tutti i colori più luminosi e la base comunque più scura. Allora partiamo da il primo, sono comunque matite molto molto morbide, si sfumano facilmente a patto che vengano sfumate subito perché poi comunque tendono a fissarsi. Allora questo è il numero 1. Numero 1, che praticamente è questo marrone con un top metallico. Poi abbiamo un viola, direi desaturato, con un rosa molto chiaro, molto molto chiaro. Ecco qua. Vedete questi ultimi due. Poi andando avanti abbiamo la numero 3, che ha un blu molto scuro, un blu cobalto, quasi un blu petrolio direi. E abbiamo un dorato abbastanza intenso, metallico ma non troppo. Ecco qua, vedete? Poi comunque ve li faccio rivedere meglio nel dettaglio. E infine la matita che mi piace di più è la 04, perché vabbè, ha un nero molto intenso con una finitura lucida, è un nero veramente molto molto bello, ma ancora più bello è il colore platino. Questa indubbiamente è la mia variante preferita.
Infatti è già anche quello più utilizzato, vedete? Guardate comunque il platino, è sempre un colore che a me piace tanto e riesco ad abbinarlo bene a qualsiasi tipologia di make-up. E potete comunque notare anche il nero quanto sia lucido e sia anche intenso. Allora vi faccio vedere meglio i colori. Vi faccio vedere meglio i colori. Eccoli qua. Infine, un altro prodotto che mi è piaciuto particolarmente, anche questo prodotto ovviamente è proposto in diverse varianti colore e si tratta del rossetto. Ci sono varie tipologie di rossetti, in particolare io ho voluto provare il Diamond Dust Lipstick e ho preso la colorazione 01, quindi il più chiaro. Questo è il rossetto. In gamma comunque trovate sia altre colorazioni che altre tipologie di rossetto. Molto bello il pack esterno, ma anche quello interno. Guardate che meraviglia. Praticamente è questo stick, questo rossetto che comunque vedete è tutto luminoso. Guardate che roba, cosparso da queste stelline. E oltretutto questo si sfuma, cioè si sfuma, si applica facilmente ed è impalpabile. Questo è il rossetto che tra l'altro sto indossando in questo momento. Mi sta piacendo tantissimo perché è impalpabile, si applica molto semplicemente, non ho neanche messo la matita, è morbido al punto giusto e poi ha anche una profumazione incredibile perché ha una profumazione molto dolce di vaniglia che... Mi piace veramente tanto questa profumazione e poi mi piace questo colore. Questo è proprio il classico marroncino nude che utilizzo io. Allora, faccio vedere lo swatches, questo è il prodotto. Vedete, comunque ha questa texture luminosa, ma non troppo. Sì, ha un finish metallico. Comunque anche queste particelle luminose sono poi impercettibili sulle labbra. Ora, volendo dare una ripassatina, vedete che anche andando a ripassare il prodotto è un rossetto molto, molto morbido, molto confortevole anche. È veramente un bel rossetto e comunque rimane impalpabile, vedete? Ecco qua, un rossetto veramente molto molto bello e peccato che le altre colorazioni comunque sono tutte molto più intense. Sapete che io generalmente comunque utilizzo colori piuttosto tranquilli per quanto riguarda i rossetti e in ogni modo questi ve li consiglio. La durata ovviamente non è delle più incredibili, anche perché comunque si tratta di un rossetto che non è a lunga tenuta, quindi è un rossetto scintillante metallico e ha una durata nella norma. Ecco, comunque anche andando a stratificare il prodotto, come potete notare, non fa spessore e si indossa molto semplicemente, cioè non appiccica, ha una qualità veramente molto molto bella. Questi rossetti mi sono piaciuti tantissimo e nonostante ci sia la presenza di queste particelle luminose, comunque queste particelle non le sentite sulle labbra perché sapete che invece con alcuni rossetti sentite quella texture magari un po' granulosa. Con questi invece non succede. Vi consiglio di andarli a vedere. Sono fra i miei prodotti preferiti di tutta la collezione. Insieme comunque anche agli ombretti. Io ho provato solo questo, comunque mi è piaciuto veramente tanto. Comunque, come sempre, queste collezioni di Kiko sono veramente interessanti. Vi consiglio di andare a dare uno sguardo sul loro sito. Tra l'altro, hanno sempre anche delle offerte molto interessanti. E quindi, niente, ragazzi, io vi ringrazio come sempre per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!